Ho perso lavoro, ma tu che proprio a mezza strada, lei si rende conto, questi anni. Io sono venuto dai vigili e mi hanno detto, c'è un'ordinanza e qua mi devo andare, mi devo levare tutti. Io penso direttamente se il sindaco questo qua nuovo ha una faccia buona o una faccia cattiva, non lo so, giusto, deve pensare il suo cuore. Per me non sarebbe giusto, perché alla fine se hanno un buon cuore anche loro ci fanno stare, se non hanno un buon cuore alla fine non lo so. Stasera viene la municipale e gli dice, tu qua nelle panchine non puoi dormire, sì. Che fa? Questo non sarebbe un buon principio di togliere, diciamo, un dramma del genere sociale, ma l'estremo di mezzo, magari si va a correre sotto una macchina ferma e non si sposta. Ci sono persone separate, persone che hanno perso il lavoro, ci sono diversi africani, persone di varie etnie, spesso li troviamo ubriachi e cercano in questo modo di allontanare i pensieri che li assillano, perché se sono per strada ci sarà un motivo. Io mi bucavo fino a 2 anni fa di cocaina e del 99 una settimana prima del G8 di Genova che manco da casa, traduco qualche centro sociale. È 22 anni che sto per strada, soprattutto la notte è difficile stare per strada, però alla fine ce la faccio. Ci arrangiamo la mattina facendo il segno della croce per vedere come passare la giornata, da fare parcheggio, come facciamo aiutare le ragazze alla fiera a montare, a smontare, sempre ne buttiamo 2 euro, 3 euro. Partiamo dal center, dalla stazione, abbiamo le tappe, iniziamo da Piazza Verga, quella che è Piazza della Repubblica, Costo Sicilia, per andare a Porto Rossi, al Cannizzaro, negli ospedali e insomma in tutti quei posti dove si ritrovano le persone più bisognose. È il 2010 che sono nella strada, io lavoravo perché purtroppo poi la vita mi cansavo. Ho perso tutto, ho perso lavoro, genitore, famiglia, moglie, figli. Portatemi dal sindaco, almeno mi dà una casa, un alloggio, io me ne volevo il cane.